amici di Bracimi Ancora, per la prima volta in un nostro video entra una zuppa. È una zuppa che preparano interamente sulla brace. Siamo al ristorante La Tradizione ad Anzio. Ce l'avevamo già stati un annetto fa, vi ricordate Luciano? Questo signore qua. Ciao Luciano, ben trovato. Ciao, come stai? Tutto bene, bene tutto lei bene. Elena, la moglie di Luciano, silenziosa ma operosa. Allora, eravamo stati qua, ragazzi, un annetto fa, perché Luciano è molto fantasioso e ha molta creatività, avevi messo qui sulla tua brace un coscio da 80 kg. Sì, sì. La storia si evolve e da questo coscio è nata questa zuppa che tu fai interamente sulla tua griglia, sul tuo punto, diciamo, griglia, che è uno dei più belli e spettacolari che abbiamo visto in giro. Come ti è nata questa idea? Pensando e ripensando abbiamo deciso di fare questa zuppa perché questa carne è fantastica, dà un sapore e degli aromi particolarissimi e si presta bene per tante altre cose. Allora, oggi ci fai vedere tutto il processo. Tu mi hai detto sono 29 gli ingredienti. Allora, 29 ingredienti di questa zuppa. Qui non ci sono tutti. No, la ricetta è segreta. Tu non ce la dici nemmeno sotto tortura. E io, che sono malandrino e penso sempre un po' male, scommetto che qua tu mi hai messo qualche ingrediente per, diciamo, deviarmi. Scommetto di questo. Quindi da casa, chi la vuole replicare, attenti. Secondo me è come la settimana enigmistica. Da dove inizia sta zuppa? Dalla carne, no? Dalla carne, andiamo, sì, a prendere. Perfetto, adesso andiamo a prendere lo steam. Ci sono tre fasi: carne, soffritto e brodo. E il brodo lo fai con l'ossone grosso della carne. Ma, sì. Ragazzi, andiamo, perché tra l'altro vi facciamo vedere una cosa delle sette bellezze. L'ottava meraviglia del mondo. La tua cella frigo. Io impazzisco quando torno nei ristoranti dai quali mancavo per un po', perché mi piace tanto vedere le evoluzioni dei locali, no? I locali per me sono esseri viventi che vivono, pulsano di passione e energia. In questo caso questo ristorante ci ha avuto boom, proprio un'evoluzione meravigliosa. Guardate che cella frigo che ha organizzato Luciano. Immaginate un cliente quando entra e si trova questa. Io una così grande non me la ricordo, vado a memoria. E complimenti a Luciano, perché insomma fa vedere, espone la sua mercanzia, il suo ben di Dio. Eccolo là indaffarato, andiamo a vedere, va. Allora Luciano, con questo osso ci facciamo il brodo. Facciamo un bel brodo. Benissimo. Mentre Luciano va a sistemare il suo osso per tagliarlo e iniziare a fare il brodo, io chiudo il cavò. E sulla vacca vecchia galiziana abbiamo fatto anche altri video, sono delle razze particolari, io vi faccio un breve riassunto, che allevano in Galizia, e è una filosofia, un approccio di allevamento che prevede che queste vacche, questi capi vengano allevati fino a 7, 8, 10, a volte anche 12, a volte anche di più anni di età, e questo investimento, questa spesa di tempo contribuisce a rendere sicuramente differente, più interessante anche dal punto di vista gastronomico la carne. Luciano che ha pensato con parti del coscio di farci questa zuppa che oggi vi facciamo vedere, e ripeto, è la prima volta che io vedo fare una zuppa interamente dall'inizio alla fine su un braciere. Elena, toglimi una curiosità, ma quanti tentativi avete fatto per arrivare a questo equilibrio? Parecchi. Quanti, Luciano, quanti ne avete fatti? Penso abbiamo fatto almeno una quindicina di prove. Una quindicina di prove? Sì, sì, sì. Che poi ho notato, se la, diciamo, la porti in tavola bella calda, questo è un piatto invernale, ma io me la sono assaggiata, leggermente tiepida, era perfetta, pure per una giornata calda come questa. Sì, sì, anche questo è un piatto, è un quattro stagioni come piatto. Sì, infatti. Il brodo si sta facendo, okay, sta facendo. Il soffritto sicuramente è un'operazione più veloce. Quanti impieghi per il brodo? 3 ore? Quanto deve stare a mollo quell'osso? 3 ore e mezzo? Poi mano a mano che cuoce la carne lo esco. Comunque io apro una parentesi, visto che sono nella postazione di un grigliatore, io abbraccio forte, con tutto l'amore e l'affetto del mondo, tutti i grigliatori d'Italia che lavorano tutti i giorni di fronte a 300, 400 e anche di più, 500 gradi. Ci vuole un cuore grande così e ci vuole tantissima passione. Bravi, io vi abbraccio forte come se vi avessi tutti qua. Bravi, 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 vi voglio bene. Il soffritto sta andando, Elena è pronto per sfumarlo, e qui uno dei grandi dilemmi. Elena, tu con che lo sfumi il soffritto? Adesso con il vino bianco. E perché adesso? Perché dopo ci saranno altri ingredienti. Qua, due ingredienti per sfumare, sì. Li possiamo sapere tutti e due o solo uno è segreto? Sì, sì, no, li possiamo sapere, aceto e il vino. Cioè prima il vino bianco e poi l'aceto, ok. Luciano è andato a prendere la legna, Elena sta facendo sposare il soffritto alla carne che hanno affumicato con questa tecnica molto, diciamo, intrigante, e io nel frattempo ho rubato la boccetta a Elena perché mi ha incuriosito questo fatto che ha sfumato il soffritto con il vino, ma con qualcosa. Lei ha detto aceto ma non era aceto, e
Qui c'è scritto aceto di mele, ma io un aceto di mele di questo colore non l'ho mai visto, tantomeno. Questo non è aceto di mele, sarà sicuramente un preparato frutto, diciamo, della sua creatività. Elena, tu nemmeno sotto tortura mi dici cos'è? No, ok. Comunque una cosa è certa, non è aceto di mele. Sono passate 3 ore e mezza e Elena mi comunica che il brodo è pronto. Allora devo ammettere una cosa, stare a fianco a loro, seguirli in queste preparazioni è qualcosa di bellissimo, anche decisamente faticoso, perché poi alla fine qui la temperatura è decisamente alta. Elena, me lo fai assaggiare sto brodo? Che ho la curiosità di questo brodo che avrebbe dato questo sentore. Allora, a onor del vero, una leggera affumicatura c'è, e questo, diciamo, è molto intrigante, perché io un brodo con il sentore d'affumicato non lo avevo mai assaggiato. Adesso il brodo va a sposare con la carne e con il soffritto. Siamo alle battute finali di questa bellissima e gustosissima zuppa di bue galiziano. La zuppa di bue galiziano con 29 ingredienti di cui la metà segreti io ancora non l'ho capito è pronta. Elena ce la sta preparando e ora la assaggiamo con Enrico, che ci è venuto a trovare, un amico del ristorante, e con Luciano. Adesso ti metto alla prova, sono proprio curioso. La zuppa c'è, i cucchiai pure, assaggiamocela, ma prima la dobbiamo impreziosire. Mancano le ultime due cosine. Faccio. Uno, un pochino di peperoncino. Oh no, metticelo tutto. A me piace piccante. Ma questo è molto piccante. Benissimo, vai. Ok. E i crostini mettili tu, che ti faccio fare l'onore di casa. Grazie, sono a morte loro. Vai, perfetto. Olè. Ah, Lucia, che ci si bevemo? Fagli onore di casa, beviamo una bollicina che ci rinfresca un pochino. Zuppa di bue galiziano con le bollicine. Ah, salute. Salute. Ragazzi, venite a trovare Luciano, merita. Luciano, però non è finito qua, perché dove andiamo adesso? Adesso andiamo giù a Anzio. Perché qui siamo a Anzio, diciamo, ma non siamo sul lungomare, non ci affacciamo al mare. C'è una manifestazione dove noi partecipiamo e facciamo assaggiare la nostra zuppa. Qui noi ti seguiamo, siamo curiosi di vedere come va a finire. Secondo me va a finire bene. Allora ragazzi, io invito a... È per Giacomo che va a finire male. Per Giacomo, se oggi insomma niente, dice male oggi. Allora... Ragazzi, l'invito a venire a trovare Luciano, diciamo, ve lo faccio, quello era sottinteso. Avete visto che capo di carni, quelle finiscono, le mega bistecche che finiscono sulla griglia, però oggi noi intrigavo da voler raccontarvi questo piatto. Io vi saluto, vi abbraccio sempre, fortissimo. Mi mangio l'ultima cucchiaiata di zuppa di bue galiziano e de Giacomo con note affumicate. Vi saluto e come dico sempre, con l'abbraccio sia con voi, ciao! Qui la situazione è la seguente: Luciano ha allestito il suo, diciamo, piano di lavoro, tra qualche minuto la manifestazione inizia, verrà interdetta al traffico questa zona e la gente potrà degustare quello che vari ristoranti qui sul lungomare di Anzio propongono. Luciano è pronto. Luciano, allora noi ti lasciamo e tra poco inizia arrivare le persone, non ti saremo d'intraccio. Però facci sapere come va, ok? Sicuramente, va bene? Sicuramente. E per me sarà un successo, ma anche per me, anche per me. Questo è il cappellino del tuo ristorante, te lo frego. Benissimo. Un momento. Okay. Grazie, ciao, fammi sapere, manda un messaggio. Prossima, ciao.